Allora, noi ci trovavamo in una sorta di limbo da diversi anni perché non avevamo optato per uno dei due strumenti che la Regione Toscana mette a disposizione, ossia la convenzione o la Società della Salute. Abbiamo trovato una sintesi con un lavoro a monte fatto ovviamente dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'ASL, scegliendo quella della convenzione sociosanitaria, che avrà due materie inizialmente oggetto della stessa, che sono la disabilità e la non autosufficienza. Per trasferirlo ai nostri cittadini e alla nostra comunità, l'obiettivo principale è quello di rendere omogenei i servizi, perché ad oggi le persone ricevono servizi e sono differenziati a seconda del comune di residenza, e questo non è giusto perché serve anche un criterio solidaristico tra i comuni più grandi e quelli più piccoli, e questo è uno degli obiettivi principali della convenzione che abbiamo sottoscritto, che vede i comuni con una funzione di indirizzo e di controllo e l'azienda sanitaria che invece ha un'operatività che serve a dare risposte ai nostri cittadini e ai cittadini del Valdarno. Sulla non autosufficienza siamo più avanti col lavoro, sulla invece disabilità c'è un cronoprogramma che stiamo però rispettando di lavoro, con l'obiettivo anche di coinvolgere quello che è il mondo dell'associazionismo e del terzo settore, che è particolarmente vivace e ricco di iniziative nel Val d'Arno, e quindi è assolutamente necessario un doveroso coinvolgimento, perché ovviamente se riusciamo a fare sinergia miglioriamo la qualità dei nostri cittadini. Ci sono delle risposte che sono attese da tempo, questo è uno degli strumenti per dare il via al percorso e rendere per l'appunto i servizi adeguati a quelle che sono le aspettative.